l'estate 2022, l'estate della ripartenza. Dopo due anni incredibili finalmente avremo un'estate di normalità. L'amministrazione comunale ha deciso di fare un calendario di eventi impressionante. Dopo quelli che sono stati raccontati dai colleghi dello sport e della cultura, anche l'assessorato al turismo ha deciso di promuovere degli eventi particolari. Si comincia la prossima settimana con la Mille Miglia. 400 auto d'epoca e 100 Ferrari sfileranno in passeggiata e si mostreranno agli ospiti e turisti a tutta la città. Sarà un momento di festa e da lì comincerà la nostra estate della ripartenza. Proseguiremo poi nel mese di luglio con la Viareggio Bastia Viareggio. Dal 13 al 16 luglio avremo questo grande ritorno, una manifestazione storica che ha fatto la tradizione della città di Viareggio, ritorna finalmente. Ritorna con una chiave di tipo ecologica, a impatto ambientale zero, con il rispetto dei cetacei, e quindi abbiamo riconvertito il format in una dinamica con i maxi yacht a vela. Saranno 4 giornate di sport, di divertimento e di eleganza nelle acque di Viareggio. Proseguiamo poi nel mese di agosto con il concerto di Mario Biondi. L'8 agosto apriremo la settimana che introdurrà il Ferragosto con un grande concerto davanti al Principe di Piemonte, gratuito, con un artista eccezionale, con un artista di fama europea e che dà il significato di quello che la città vuole ritornare ad essere. Proseguiremo poi il 2 e 3 settembre con la Due Giorni di Giovanotti. Nella spiaggia del Muraglione replicheremo un evento che abbiamo già fatto nel 2019, che è diventato ormai, che è entrato nei libri di storia dei concerti italiani. Chiuderemo poi il mese di settembre con il Festival Internazionale del Fuoristrada sul Viale Europa in Danza. Questo è quello che ci promettiamo di fare per il rilancio del turismo, della città e di quest'estate 2022. Ci vediamo a Viareggio.